Ciao ragazze, benvenute in un nuovissimo video shopping. Vi faccio vedere un po' di cosine che sono arrivate, le ho posizionate qua a terra, ma semplicemente perché sono più comoda a farvele vedere. Sono tutte delle novità e sono a prezzi da urlo. Partiamo subito senza tanti preamboli. Allora, oggi è una giornata uggiosissima, mamma mia. Sono tutti nuovi arrivi molto 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 interessanti, quindi preparatevi. Il primo articolo che vi faccio vedere è questo magnifico vestitino vintage. Questo arriva, se non ho capito male, perché mi è stato detto lunedì, ma ero un po' sfasata visto l'orario. Credo che arrivi dalla Spagna. Non vorrei dirvi una stupidata, da un negozietto vintage spagnolo. È comunque molto molto carino. Questo, il brand si chiama Ganni. Non so bene da dove provenga, insomma, però è davvero un bellissimo abito. Come taglia siamo sulla taglia S, abbastanza morbida. Adesso inizieremo a usare la luce, quindi le luminescenze, perché purtroppo, come vedete, il tempo è quello che è. Dopo magari provo a spegnerla. È veramente super super carino, tutto così puntinato di verde. Dicevo ragazze, ho provato a spegnere le luci, forse un pochino meglio. È davvero molto molto bello, un tessuto ben strutturato, verde puntinato. E il costo di questo abito è 13 euro. Vintage meraviglioso. Guardate che bello scollo. Siamo sempre in 50 sfumature di verde. Vi faccio vedere anche questo blazer di Primark, molto molto carino anche lui. Allora, come taglia siamo sulla 44. Ora lo proverò così ve lo faccio vedere indossato. Un bellissimo blazer in condizioni perfette. Diffidate dal fatto che sia di Primark, ve lo dico sempre, ma le cose non sono assolutamente male come rapporto qualità-prezzo e è bello, è foderato, non c'è nulla da invidiare a quelli di Zara, a quelli di Stradivarius. E quelli di Bershka, quindi io ne ho parecchi di Primark, di Zara, di Stradivarius, siamo tutti sulla stessa assoluta barca. Ora ve lo faccio vedere per farvi vedere più che altro la lunghezza, è davvero super super carino, tenete conto che ho sotto un maglioncione, quindi è un blazer abbastanza morbido, perché con questo maglioncione se no non riuscirei assolutamente neanche a portarlo. E il costo di questo, ragazze, è 10 euro, è davvero in ottime condizioni, è molto carino, ve lo faccio rivedere con questo tono tra l'altro verde che sta bene con tantissimi colori. È super super carino, veramente. Passiamo a un altro brand che è molto femminile e a me piace tantissimo. Ho diversi cappotti, vestitini, soprattutto estivi, invernali mi mancano. Di Sandro, sto parlando di Sandro Ferrone. Sandro Ferrone è un brand, diciamo, da donna, possiamo dirlo così, nel senso molto quel classico fashion. Elegante, però senza rinunciare a una punta di colore, una punta di estrosità. Vi faccio vedere questo magnifico abito in condizioni perfette e come prezzi calcolate che i cappotti vanno sui 300 euro, i vestitini possono andare dalle 80, 90, 100 euro in base un po' a come sono, però una fascia di prezzo medio, media, insomma. Molto molto carini. Questa è una taglia M, quindi perfetto per un 42-44. Se non fossi così luminescente, mi piacerebbe di più. Ed è un bellissimo abitino da portare proprio così in autunno, proprio lui da solo. Molto ispirato al 70s, mi piace un sacco. Voglio essere così luminescente, ma è il nero, il tempo che non aiuta, vabbè. È super super carino, manica tre quarti, molto carino. È una M, va bene comunque dalla 42 anche alla 44 senza nessun tipo di problema. Se siete un pochino meno da 42 più 40 morbida, non vi preoccupate perché vi cade abbastanza morbidino, ci sta anche bene. Con un bello stivaletto rosso, nero oppure camel, secondo me fate un outfit molto molto elegante con davvero pochissimo. E il costo di questo, ragazze, è 16 euro per un abito di Sandro Ferrone in taglia M. Passiamo ad un pantalone in taglia M, qua siamo a un pantalone morbido, ce l'ho anch'io praticamente identico, ed è una M che va benissimo, una 44, ve lo faccio vedere per intero, sono di quelli morbidi, optical, bianco e nero, un pochino baggy diciamo, un pochino belli da portare così a vita alta, belli freschi, ovviamente è un capo più primaverile che invernale, però in questi giorni qua con un maglioncino, una camicia bianca e un cappottino lo si mette tranquillamente magari e poi è da mettere via per la primavera. E questo qua viene 5 euro ragazze. Passiamo ad un leggings in ecopelle bordeaux, meraviglioso, che poi non è, cioè, non è ecopelle, è effetto ecopelle, però è lucido. Quindi aspettate perché c'è la spilletta messa al contrario. Non mi piace messa lì, la devo mettere di qua. Allora, questo segnala che è una LXL, ma diffidiamo dalle taglie, così a occhio vi direi che è un 44, assolutamente, ed è bellissimo perché vi fa l'effetto pelle.
Però è questo effetto lucido, anche foderatino, vedete, è bello invernale. Ed è molto molto carina l'idea di abbinarlo con dei maxi maglioni, secondo me. Mi piace proprio l'idea di questi, effetto pelle, ma anche pelle o ecopelle, e sopra dei maxi maglioncioni, ci sta davvero benissimo. Siamo sul 42, anche 44, perché LXL comunque non è piccolissimo. Super super skinny, bello caldino, e questo qua ragazze viene 7,90 euro, davvero bellissimo. Un altro pantalone, questa è una new entry che mi ha letteralmente rapita, cioè mi sono innamorata di questo pantalone, è bellissimo, è una 42 vintage, quindi scordiamoci la taglia 42, ma pensiamo più a una 40. Guardate che meraviglia, un pantalone vintage, vita super alta, ok, gessatino color moka, guardate che meraviglia, fatto così, proprio classico, pantalone né largo né stretto con la riga. Una sorta di quasi, quasi zampa, quasi palazzo, però discreto. Questo è elegantissimo, è bellissimo. Oltre ad essere un bellissimo capo vintage, dà veramente un'allure molto elegante e molto ricercata al vostro outfit. Se siete taglia 40, fateci il pensierino perché sono bellissimi, sono vintage, sono perfetti, sono luminescente. Nasconderò le cose di questo colore. E viene, ragazze, soltanto 8,90 euro. Passiamo ad un'asta, vi butto dentro anche qualche asta in questo video, così ne faccio uno unico. A grande richiesta, ecco qua il piumino della Tommy. Io ve l'ho insegnato la pronuncia, adesso non mi ricordo più. Tommy Hilfiger. Hilfiger. Vabbè, quello lì Tommy H, insomma, originale, bellissimo, taglia L. Ora lo provo così ve lo faccio vedere indossato perché è molto luminescente. Comunque, questo è originale. Ok. Taglia L, presumo che vada intorno al 44, anche verso il 46. Diciamo che per un 44 anche morbido è l'ideale ed è bellissimo. Piumino nero classico, ho deciso di mettervelo in asta. Oggi siamo a... che giorno è oggi? Giovedì. L'asta termina venerdì, che è domani, a mezzogiorno. Vediamo se riesco a farvelo vedere allacciato. Ok. Deve essere anche di piuma, adesso controlliamo. Calcolate, ripeto, qua sempre sotto mega maglioncioni. Ha un bellissimo piumino a tre quarti. Guardate che meraviglia. L'ideale è un 44, appunto, come vi dicevo, anche abbastanza morbido. Ed è un bellissimo piumino col suo cappuccio che si può togliere. Sì, c'ha i bottoncini. In condizioni perfette. Faccio vedere proprio il polsino, a parte dei pelucchietti, ma è intonso. E che altro dirvi? Che vi posso dire su questo piumino? Ok, guardiamo le indicazioni. Allora, bla 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 bla, made in China. Tutte queste scritte. Oh, sì, sarà piuma sicuro. Cercheremo di capire. Comunque originale. Non c'è scritto un tubo e c'è anche buio. Poliestere. Dovrebbe essere segnalato. Aspettate un attimo. Boh, mi pare di capire che non sia in vera piuma, comunque. È bellissimo, è stupendo anzi. Oltretutto, se lo volete rendere più sciancratino, oltre ad essere in condizioni perfette, ma quello penso che si veda, lo potete anche tirare. Ci sono i laccettini qua per sciancrarlo ancora di più nella parte dietro, quindi farlo diventare bello, bello, bello sciancrato. Ora proverò a lacciarvelo, ha sia la zip che i bottoni, è stupendo. Io ragazzi, questo qua ve lo faccio scadere come asta venerdì a mezzogiorno con prezzo di inizio. Prezzo di base d'asta 40 euro, quindi secondo me anche un top. Ecco, leggermente scucitina, fatelo presente, cioè leggermente scucito il coso della cerniera, il cosino della zip, ma è una cosa che si risolve in un secondo. È leggermente, leggermente scucito, quindi questo ve lo segnalo. E infatti per questo motivo è un'asta interessantissima che parte da 40 euro. Tenete presente questa cosa, bisogna dargli due puntini e si risolve la situazione, poi il piumino è perfetto. Ok, l'avete visto, tre quarti, un bellissimo piumino che vi resta per tutta la vita. Quindi
buona asta tutte. Parlando sempre di capispalla, ve ne faccio vedere un altro, sempre in asta, che è un cappottino di Pinco. È uno spettacolo anche questo, che meraviglia. Allora, non vedevo l'ora di farvelo vedere in asta, guardate che meraviglia questo cappotto. Ok, è di Pinco, bellissimo color ciclamino spento. Pinco originale, ovviamente, ma si vede. Cioè, è fatto davvero da Dio. In condizioni veramente buone. Allora, ha solo i passantini per la cintura, ma non so se ha la cintura. Mi sa che è senza cinta. L'unica cosa, ecco quella. Ah no, ce l'ha. Eccola qua, che intelligenza, sopraffina. Ha la sua cintura, ok. Non l'avevo neanche notata. Aspettate che lo assembliamo un po'. Ve lo devo provare. Allora, questo come taglia mi pare che fosse un 46, però lo ricontrollo. Ita 46. Ha dentro un 41% di lana, quindi una buona percentuale di lana. Oggi è una giornata rumorosissima, cioè continuo a sentire dei rumori molesti da fuori che non se ne vanno proprio. Allora, e prima la telefonata, e poi il casino, e poi qua, e poi là, vabbè. Allora, questo è il Pinco, è bellissimo, ma anche solo la cintura così, fantastico. Ora lo provo così, guardiamo insieme la taglia. Ve l'ho già detto che ha il 41% di lana ed è una taglia 46. Anche questo sarà un articolo in asta a partire da ragazze, 40 euro. Ma ho detto tutto. È un 46, secondo me se lo può mettere anche un 44. Io per esempio che sono un 42, sarei un 43 a dire la verità. Vedete che non è che mi faccia particolari difetti. Ovviamente ho sotto il maglioncione, quindi questo è da segnalare. Però è bellissimo. Vediamo. Come si mette la cinturina? Ovviamente l'ho messa al contrario. Perché sono molto molto intelligente. Più che altro non so come si chiude. Quella è una cosa che dovrei capire. Mi sa che c'è un pezzettino che è tipo un po' rottino. Cioè, nel senso, non lo so cosa è successo, ma c'ha la cintura che non si chiude. Quindi bisogna trovargli un metodo per sistemarla. Vabbè, poco male, tanto l'asta a partire da 40 euro per un capo di Pinco è comunque un'asta interessante. Vi lascio comunque il prezzo 40 euro, devo solo capire come è fatta la cintura, poi ve la faccio vedere per correttezza, comunque ve la sistemate in un attimo. E questo è il cappottino, che è un amore, dai, è un amore. Ora vi mostro comunque la cintura, perché secondo me c'è qualcosa tipo qui dietro, no? Allora, questa è la cintura Pinco, ok? Dietro è fatta così, gli manca un pezzetto qua che probabilmente si è staccato, quindi bisogna trovare il modo di brevettarlo per avere un gancetto che agganci nei cosi. Ci siamo capiti, ok? Ecco, l'asta parte da 40 euro, cappotto originale Pinco dal valore di 300-400 euro senza nessun problema, e l'asta termina sempre domani, al posto che farà mezzogiorno per chi magari volesse offrire per entrambe diventa matto, questa la faccio terminare alle 11:30 di mattina. Passiamo a un altro colore super brillante, io adoro quando ci sono le giornate uggiose e l'inverno, a far vedere, cioè adoro indossare e proporre capi super sgargianti. Questo è un abitino di ProMod verde, molto molto basic, all'apparenza molto molto carino, proprio semplicissimo. L'unica particolarità sono le taschine qua, stile un po' tunichetta, un pochino stile Patti Bravo anni 60, e dietro ha i suoi bottoncini, guardate che meraviglia. Molto molto carino, anche qua siamo sulla taglia media. 42-44, e il prezzo di questo, ragazze, è 7 euro. Evviva il color Tiffany e latte menta. Vi faccio vedere anche questo golfino, tipo coprispalline, color verdino. Taglia S di OVS, c'ha il suo bottoncino stile Montgomery ed è in condizioni perfette, pari al nuovo. Super super carino, sopra abitini, sopra tubini un po' particolari smanicati, ce lo abbinate tranquillamente. O pantaloni particolari con una bella camicia bianca o blu o qualche colore e sopra questo che vi scalda un po'. E questo qua, ragazze, viene 6 euro. Condizioni assolutamente perfette, guardate. Sembra quasi vintage. Vi mostro poi questa magliettina qua, siamo sulla taglia LXL in cinglietta nera. Molto molto carina anche questa, tutta lavorata. Siamo sulla taglia 46, anche verso il 48. Ve la faccio vedere un po' da lontano perché sennò diventiamo luminescenti. Guardate che bella lavorazione, un pochino Charleston. E questa qui, ragazze, viene soltanto 6 euro, questa bella maglia. Tutta in velluto lavorata.
Vi ripropongo in offerta questa stringata qua, nuova, numero 37, marrone con tutto il glitter, stile un po' Miu Miu, è nuova nuova di Pacca, numero 37 e ovviamente in ecopelle. Ve la metto in sconto, ragazze, a 5 euro. Guardate che carina, molto molto carina. Spero si veda. Ok, fatta così, ecopelle, molto bella. Passiamo ad un pantalone strepitoso di Luisa Spagnoli. Taglia 42, ho i dubbi che sia un 42 che miri più su un 40 morbido a vederlo così, però dovrei misurarvelo. Comunque segna 42 di Luisa Spagnoli, meraviglioso, classico, nero, ok, vita super super alta, tanto è bello questo qua, è veramente classico, meraviglioso, elegante. Il brand Luisa Spagnoli, stupendo. E questo qui, ragazze, viene 26 euro, Luisa Spagnoli, condizioni perfette di un pantalone nero. Particolare anche la parte qui, la lavorazione va via elegantissimo. Non so qui neanche a dirvi quanti outfit si possono fare. Non so se è un 42 giusto o se è più un 40 morbido. Eventualmente, se qualcuna di voi è interessata, lo misuriamo. Anzi, ve lo misuro subito. Justamont, da vera professional, da vera sarta, professionista, da vera stilista. Allora, facciamo il punto vita che viene. Ho tutto a portata di mano. Facciamo in diretta, dai, che così mi tolgo poi questo inghippo da doverlo fare dopo. Così chi lo sa già. A parte l'affare del pantalone, che è un pantalone che poi vi dura per sempre, nero, così morbido, elegantissimo. Ma milioni di modi per poterlo utilizzare. La vita è, no, vabbè, 38x2. Quindi sì, ci siamo sul 42. Aspettate che mi abbasso il fianco, che è il punto che sembra un po' più critico. Siamo sui 90, 90, quindi sì, secondo me, ecco, misuratevi, più o meno siamo a quelle misure lì, 40 morbido. Rimango così che se c'è qualcosa da misurare almeno misuriamo. E faccio per questo bel maglioncione in taglia unica, che va bene fino a L, azzurro con tutte le frange, meraviglioso, una bellissima lavorazione ed è molto molto particolare e viene 14,50 euro. Guardate che particolare che è, bellissimo. Molto molto carino anche questo, che mi era stato forse anche richiesto. Poi vediamo se c'è qualcosa di interessante qui. Allora, Miss 60 vintage anche questi, taglia 40, un bellissimo pantalone. Qua siamo sì sul 40 assolutamente. Grigio fatto così. Ok, l'avete visto? Molto molto carino. Mi ricorda un sacco la mia adolescenza. Wow, adoravo questi pantaloni. E fatti tipo simili a questi. Ok, dovrebbero essere anche in lana, o almeno con una buona percentuale di lana. Vero? No? Mi sa di no. Ah, pensavo che... no, un po' di polistere viscoso. Vabbè, sembrano di lana, pazienza. Sembrano super lanosi. Sono molto carini, ragazze, e vengono 7 euro. Sempre in taglia unica, consiglio sempre una SM fino a 44, va bene. Guardate che carino questo bon, super bon ton. Cardigan cappottinoso, carino, eh? Con il doppio bottoncino, doppio petto e il colletto collegiale col piedipul grigio, è meraviglioso. Super carino, condizioni perfette e questa meraviglia qua, ragazze, viene 14 euro. Dietro è fatto così, super super bon ton, con un bel baschetto, fantastico. Un altro pantalone spettacolare questo. Questo è da boutique ed è secondo me vintage. Segna che è una taglia 40. Ora, oggi sono figa con il mio coso per misurare, misurerò qualsiasi cosa. La vita è 38 e il fianco, oggi sono professionale come pochi, 38 per 2 ovviamente. Il fianco è quasi, quasi 100 comunque. Vabbè, per me è un 40, bello morbidino, guardate che bello questo pantalone panna. Particolarissimo, la marca è questa, Goin Vintage. Adesso ve lo faccio vedere quanto è bello sul fondo, perché voi non potete immaginare. Guardate, c'ha il fuso con la zip. Quanto è bello questo pantalone. Ve lo metto in promozione a un prezzo super di 15 euro. Un pantalone così particolare non lo trovate più. Camicia nera, bellissimo. Un bel pullover, un bel maxi maglione sotto, è fantastico. Niente ragazze, mi devo interrompere perché non riesco più ad andare avanti. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti. Ci vediamo nel prossimo. Ciao!